Una situazione davvero incresciosa, quella che è stata posta alla mia attenzione. I dipendenti della ditta Ladisa che operano nel campo, nell'ambito della preparazione dei pasti, delle cucine dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, vedono a serio rischio il proprio futuro occupazionale. Infatti nella politica, a mio avviso scellerata, dei tagli appunto dei vari settori, dei vari reparti cucina negli ospedali appunto pugliesi, la scure si è abbattuta anche sull'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. In buona sostanza la cucina, le cucine dovrebbero chiudere e lascerebbero lo spazio, il posto ai, lo diciamo così in termini molto semplici per comprenderci, ai pasti diciamo già precotti, il che ovviamente determinerà o riduzione dell'orario lavorativo appunto dei dipendenti o peggio ancora licenziamenti o altre misure comunque che vanno a tagliare, vanno a riverberarsi appunto su questi dipendenti. Abbiamo una folta così, rappresentanza di questi lavoratori. Allora io ho raccolto il vostro appello, ecco, spieghiamo meglio la situazione. Allora noi con questo capitolato d'appalto che la Regione Puglia ha presentato siamo molto preoccupati, giustamente come diceva lei, per la situazione che si è prospettata, in quanto non è garantita la clausola di salvaguardia. La clausola di salvaguardia non è garantita in quanto sul capitolato d'appalto il costo dei lavoratori è inferiore al 50%. Da ciò si scaturisce che, essendo inferiore al 50%, la clausola di salvaguardia scatta in un modo diverso da come è prevista dal nostro contratto di lavoro. Se fosse stata superiore al 50%, noi saremmo passati e passeremmo di diritto con la nuova società, o resteremmo con la stessa società, al di là di chi vinca l'appalto, alle stesse condizioni. Mi pare, mi perdoni, che rimarrebbe in piedi solo il reparto cucina di Castellaneta e quindi qui ci sarebbe un taglio sul Santissima Annunziata. Certo, sì, rimarrebbe aperto solo l'ospedale di Castellaneta per la provincia di Taranto e tutte le altre strutture andrebbero chiuse, in quanto non hanno, sembra, il certificato di agibilità. Ecco, e su questa questione del certificato di agibilità io penso che sia una bella pezza a colore, chiamiamo, passatemi l'espressione, perché stiamo parlando di una struttura che, anche alla luce di pregressi lavori che sono stati fatti negli anni addietro, comunque si renderebbe agibile, quindi non stiamo parlando di una struttura obsoleta o di chissà o in chissà quale stato di fatiscenza. Però ecco, è la cosa che mi davvero urta è che questa amministrazione regionale, l'amministrazione Emiliano, nel momento in cui c'è da tagliare, i tagli, abbiamo visto in vari settori, dove cadono? Su Taranto. Oltretutto stiamo parlando di lavoratori che ci hanno messo la faccia, che hanno rischiato in prima persona e rischiano ancora, ma parlo soprattutto della fase acuta, col Covid, perché ricordiamolo, cari amici cittadini, ricordiamo che queste persone che sono qui non solo erano impegnate nella preparazione dei pasti, ma c'era anche la distribuzione dei pasti nei reparti e quindi a contatto diretto con i ricoverati. Ecco, e sappiamo benissimo che purtroppo i peggiori, i focolai più grossi purtroppo scoppiavano proprio negli ospedali. Queste persone ci hanno messo la faccia, hanno rischiato la salute in prima persona e ora cosa si ritrovano? Scusatemi l'espressione, un calcio nel sedere. No, io volevo solamente far presente a tutte quelle persone che hanno avuto purtroppo i parenti ricoverati in ospedale che noi, oltre a distribuire i pasti, abbiamo distribuito anche l'umanità. La solidarietà. La solidarietà che non poteva essere sicuramente data dagli infermieri, medici che erano impegnati in tutt'altre attività. Una parola di conforto, quella parola verso la vecchietta. Non era solo consegnare il vassoio e il cibo, era anche passare il cellulare a un povero malato che era solo, perché chiaramente con l'ospedale blindato non c'era più nessuno in ospedale che potesse assisterli, quindi è stata anche non solo mettersi in gioco e metterci la faccia e metterci la salute, è stata anche metterci il cuore e questo è tutto. Potrei sottolineare un'altra cosa, che in questa struttura i lavoratori stanno da 30 anni,
E praticamente dopo 30 anni di lavoro nella stessa struttura adesso non ci possono buttare fuori, non possiamo essere precari a vita, noi abbiamo ormai una certa età, stanno creando precariato, cioè altro precariato, e quindi la politica deve fare un passo indietro, Emiliano deve avere il coraggio di fare un passo indietro, altrimenti ci sarà una crisi occupazionale di cui sarà responsabile lui che ha indetto la gara, quindi noi chiediamo che la politica faccia un passo indietro. Metterà anche su tutta la città questa crisi, perché è normale. Già stiamo parlando di una persone per strada senza stipendio, voglio dire. Vedete, io come sapete ho fatto della questione ambientale dell'Ilva forse la mia ragione di vita. Però vedete, quando parliamo di occupazione, tutti i lavoratori sono uguali e qui stiamo parlando di 100 persone. C'è almeno 100 dipendenti, ma dietro 100 dipendenti ci sono 100 famiglie e in 100 famiglie ci sono i bambini. Allora quando si parla di una Puglia migliore, quando si parlava della scelta di Emiliano come il male minore o comunque la scelta utile, se questi sono i risultati vorrei sapere qual è il bene che appunto l'amministrazione, la giunta Emiliano ha portato. E quindi il discorso anche, voglio ora vedere la classe politica regionale tarantina e di maggioranza e di opposizione cosa fa, perché è molto facile fare i tagli di nastro, è molto facile sciacquarsi la bocca con il costituendo, l'erigendo ospedale San Cataldo e poi andiamo a colpire, perché si tratta di colpire, delle persone che hanno 30 anni di lavoro, 30 anni di sacrificio e si vedono buttati per una strada. Poi un'altra cosa, se il San Cataldo prevede la cucina, perché spostarci, come dico, per un paio d'anni? Dobbiamo valorizzare innanzitutto le strutture pubbliche che abbiamo, quindi chiudendo questa cucina e abbandonare una struttura pubblica, con ulteriori costi inutili. Quindi se il San Cataldo in costruzione prevede la cucina, noi chiediamo di temporeggiare un attimo, perché poi possiamo fruire in quella struttura. Ecco, anche questo è il nostro dubbio. Poi che faranno? Faranno una nuova gara d'appalto? Prenderanno altre persone? Anche qui c'è il dubbio del nostro futuro in generale. Beh, una situazione brutta. E pensare che stiamo parlando di Taranto, che non lo scopro io, è la capitale dei tumori. Le Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha purtroppo, dati alla mano, definito Taranto come tra le tre città più inquinate al mondo. Andare proprio a colpire una realtà come quella di Taranto per quanto riguarda il discorso, diciamo, della ristorazione ospedaliera, oltretutto c'è una differenza enorme di qualità tra un pranzo, un piatto, diciamo volgarmente, precotto e uno cucinato. Il sapore di un piatto cucinato è una carezza che si dà agli ammalati. Anche perché è un paradosso, una cucina sotto l'ospedale, il passo arriva da 80 km. Cioè... Da dove arriva? Da Bari? Non lo so da dove. Forse sicuramente arriverà da Bari, perché ormai... Anche quello purtroppo. Taranto ormai è diventata la provincia, l'ultima provincia dell'impero purtroppo. È una questione difficoltosa per se fanno un centro cottura a 80 km, per un lavoratore diventa assurdo andarci, è impossibile. Quando già la teniamo qui. Cioè, l'assurdo, no? La maggior parte di noi hanno dei contratti part time, quindi la perdita di ore non ci consentirà di coprire i costi per arrivare sul posto di lavoro. Tra carburante e parcheggio alla fine si lavora per la gloria. Sembra una cosa proprio fatta apposta e dire licenziati, tanto che vai a fare lavoro. Sì, ma infatti mi collegavo a quello che diceva la collega dei contratti part-time e tornando sulla clausola di salvaguardia, perché con questa gara d'appalto la clausola di salvaguardia consente all'azienda che vincerà il nuovo contratto di gestire e armonizzare a proprio modo l'organico e le figure che ritiene opportuno. Quindi le preoccupazioni sono queste effettivamente.
perché come dicevo siamo 50 famiglie a Taranto e 50 negli ospedali della provincia. Siamo a 100. Infatti. Praticamente l'apporto è diventato a bassa intensità di occupazione, praticamente nel rapporto precedente sembra che la percentuale rappresentasse l'80%, adesso scientificamente con non so quale calcolo è diventato il 49,95%, uno 0,05 che vuole mandare a casa almeno nella provincia di Taranto 100 lavoratori. Ho voluto essere corretto e ho telefonato al presidente della Regione Puglia, Emiliano, il quale, come sentirete appunto dalle sue dichiarazioni, si è impegnato che il reparto diciamo di cucina, di ristorazione del Santissima Annunziata non verrà chiuso e che non ci saranno rischi occupazionali per i dipendenti. Luigi. Buongiorno, ciao Presidente. Buongiorno Presidente, è una, proprio al volo, sono con i lavoratori della ditta la DISA che vedono a rischio il proprio posto di lavoro per i tagli alla ristorazione. In pratica ci sarebbero i pasti precotti e loro rischiano il posto di lavoro, si vedrebbero tagliati fuori, loro stanno alla ristorazione. Credo che ci sia nessun rischio, dovranno passare sul mio corpo prima di licenziare qualcuno. Ma ci sono qui a fianco, ci sono, le voci sono contrastanti. Come? Vi rassicuro totalmente, il bando l'ho guardato, non ha nessun tipo di problematica particolare, queste sono chiacchiere che vanno. Il direttore di Nova Puglia, cioè il bando è quello conforme alla legge e non perderemo un posto di lavoro. Questo è poco. Ecco, però ci sono delle voci contrastanti, ora faccio sentire cosa dice una. Stiamo controllando, sono voci assolutamente. Presidente, il direttore di Nova Puglia ha detto che la. Rassicuro tutti, lo sto dicendo a un giornalista e lo sto dicendo a voi. E quando io dico una cosa è quella. Mi auguro che sia così, Presidente, perché il direttore di Nova Puglia ci ha detto altro. Signora, mi perdoni, non posso dialogare così. No, la capisco. Dicevo solo. Sarebbe anche opportuno fissare un appuntamento con lei direttamente. Come? Fissare un appuntamento con lei direttamente. Sì, però il punto chiave è questo, che siccome nella sanità, per evitare interferenze politiche, in Italia c'è un soggetto aggregatore in sanità che fa tutte le gare. Quindi quel soggetto aggregatore non prende ordini dalla regione, è un soggetto autonomo che ha fatto il bando. Se il bando dovesse avere qualunque tipo di legittimità, io sono pronto a discuterne con gli avvocati di chi si vuole, perché potrei anche dire in questo caso che il bando è illegittimo, ma il bando allo Stato nessuno mi ha posto questioni di legittimità e ripeto, il bando non ha rischi per l'occupazione. Questo è il mio giudizio. Poi c'è anche più la mia garanzia politica a questo punto, che se ci fosse un problema di occupazione interverremo comunque noi. Ma non ce ne sono per quello che possiamo pensare ad oggi. Sono solo, diciamo, gare molto appetitose dove le aziende si stanno già posizionando e stanno utilizzando la paura dei lavoratori per mandarli nel panico, ma la gara deve essere svolta regolarmente, in pace, senza utilizzare la paura dei lavoratori per turbare l'asta. Ok? Va bene, Presidente, prendiamo atto di questo suo impegno e ci auguriamo che sia così. Impegno categorico, Luigi, come sempre. Grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci. Ciao. Così ha detto, speriamo che queste parole siano veritiere, siano sincere. Chi vivrà, vedrà. E in ogni caso terremo molto, ma molto alta la guardia, perché queste parole sono registrate, le stiamo facendo sentire e vedremo cosa accadrà. Dalla parte dei cittadini e dalla parte dei lavoratori, sempre e comunque.